Grazie, grazie Nicola. Dunque, a dopo. Allora, chiedo alla regia se siamo collegati. Eccolo con il nostro ospite. Diamo il benvenuto al professor Ruggero Eugeni, ordinario di semiotica dei media all'Università Cattolica di Milano, perché il 15 febbraio è stata presentata una ricerca su alfabetizzazione digitale e tutela dei minori tra gli 8 e i 16 anni. Qualche dato: da 1 a 3 le ore trascorse ogni giorno online, il 68% ha uno smartphone, il 28% lo ha ricevuto prima di 10 anni e 4 ragazzi su 10 sono incorsi in esperienze negative, soprattutto i più fragili. Appunto, ne parliamo questa mattina con il professor Eugeni. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Grazie per la sua presenza. Allora, qual è la fotografia che è stata scattata appunto dei minori tra gli 8 e i 16 anni? In parte ne avete già parlato ed è molto giusto quello che avete detto. La mia impressione, ecco, è che nel complesso si delinei un panorama con alcune preoccupazioni, alcune ombre, ma anche molti elementi positivi. I ragazzi si dimostrano certamente impauriti, certamente qualche volta scottati da brutte esperienze, però anche molto resilienti, anche molto consapevoli e anche direi molto disponibili ad aiutarsi reciprocamente, ad evitare brutte sorprese, ad evitare brutti incontri. E quindi nel complesso un panorama, come sempre, insomma, di ombre e di luci, dove secondo me però l'aspetto, diciamo, positivo tende a prevalere. Professore, lei ha elencato alcuni aggettivi, io ne aggiungerei altri che emergono ovviamente da questa ricerca: irrequieti, esploratori, performativi e ripiegati. Anche questo è un ulteriore identikit che emerge dai nostri ragazzi. La ringrazio molto di aver richiamato le tipologie che abbiamo individuato perché esse esprimono bene due cose. Anzitutto il fatto che esistono diversi atteggiamenti nel porsi davanti, ma più che davanti, dentro i media, dentro le piattaforme, diversi atteggiamenti che possono essere talvolta più positivi, esplorativi, con tendenza ad apprendere, a imparare, anche a divertirsi in maniera positiva, anche in compagnia di propri pari o dei propri genitori. In altri casi invece emergono atteggiamenti più depressivi. La canzone che ha vinto Sanremo, La Noia, secondo me è un inno generazionale, cioè esprime davvero il tentativo di esorcizzare questo mostro che è il vuoto, la noia, la depressione, molto spesso. Ecco, noi questo lo abbiamo trovato nella ricerca, ma il secondo elemento che volevo mettere in luce è che questa distinzione tra atteggiamenti, tra modi di porsi, apre anche alla possibilità di un aiuto reciproco tra i ragazzi, che in cui diciamo i più esploratori, quelli che noi abbiamo chiamato appunto esploratori, ma anche i performativi, che sono diciamo così quelli più attivi, quelli più inventivi anche, possono aiutare gli irrequieti e i ripiegati, che sono invece le due categorie che, detto francamente, sono anche quelle più a rischio. Ecco, lei prima parlava di ombre e luci. Le ombre sono che, immagino, è un dato che abbiamo dato prima, 4 su 10 sono incorsi in esperienze negative. Però quali sono le luci? Dunque, le luci sono molte, Meno male. sono per fortuna, sì. Dunque, anzitutto il punto di partenza è che la vita dei ragazzi è una vita, io penso sempre ai ragazzi di oggi un poco come nomadi, è una vita nomadica on life, come si dice, quindi in cui la parte online e quella offline, la vita reale, la vita sulle piattaforme completamente integrata, senza nessun senso di distinzione, e lo è in maniera, in una costante ricerca, in un costante, soprattutto in un costante spostamento. La ricerca di un altrove è molto forte, la voglia di superare porte, di superare frontiere è molto forte.
con appunto tutti i rischi che questo comporta, ma anche, come dicevamo, come lei mi chiedeva, anche con tutte le luci, con tutti gli aspetti positivi che ci sono in questo, per esempio la possibilità di apprendere nuove nozioni, o qualche volta anche, diciamolo pure, insomma, di trovare degli aiuti per svolgere i compiti di scuola, qualche volta la possibilità di fare nuove amicizie, che non sono tutte negative, non bisogna essere, diciamo così, in maniera preconcetta, guardinghi. Qualche volta si tratta di divertirsi. A me colpisce molto come la fiction oggi, soprattutto quella rivolta ai ragazzi, pensiamo Mare Fuori, per esempio, ma tante altre, sia sempre una fiction che abbia un ethos alla base, un sostrato etico piuttosto forte, anche se non viene sempre avvertito. Quindi una serie di valori passano anche attraverso il divertimento, passano anche attraverso il consumo, che indubbiamente è massiccio, di fiction. E infine un altro aspetto positivo è che comunque, la fruizione sulle piattaforme diventa oggetto di discussione sia con i pari ma anche con i genitori o con il personale educativo, quindi si aprono anche delle possibilità di discussioni arricchenti al di fuori della rete. Ecco, professore, lei ha citato i genitori, non li abbiamo dimenticati di proposito, ma i genitori che sono i protagonisti della vita dei propri figli e che poi a un certo punto devono cedere il passo, ovviamente, perché ognuno deve poter scoprire e riscoprire se stesso. Allora, quale ruolo devono ricoprire i genitori? Ma dunque, io penso che i genitori devono ricoprire, diciamo, un ruolo di primus inter pares, cioè da un lato devono riconoscere che le funzioni genitoriali oggi sono distribuite su diverse agenzie, tra cui anche le piattaforme, la scuola, i pari, o diciamo, i ragazzi più grandi, gli amici più grandi. Questo un po' c'è sempre stato, ma è diventato, grazie ai social, grazie all'intensa frequentazione relazionale, è diventato più forte. Questo non toglie che c'è un loro ruolo di primus, appunto, che si esplica in almeno due sensi, si dovrebbe esplicare, perché questo non sempre avviene. Il primo è il fornire i device. A mio avviso è abbastanza preoccupante il dato che abbiamo registrato, per cui un 28%, di cui un più 11% al sud, di ragazzi riceve il telefonino prima dei 10 anni. Normalmente in molti casi il telefonino è diventato il regalo della prima comunione, il Certo. regalo normale della prima comunione. Questo è preoccupante perché i ragazzi crescono troppo in fretta, eh? Il secondo, diciamo, la seconda area in cui si esercita la funzione genitoriale è invece chiaramente quella, diciamo, a mio avviso, non tanto sul controllo dei contenuti, ma io penso sempre che sia importante dare il buon esempio, tanto che volevamo anche lanciare il controllo filiale, oltre al controllo genitoriale, cioè, Certo. ok, io ti controllo il telefonino, ma ti metto a disposizione il mio, eh? Tu vedi quello che io faccio col mio telefonino. Figlio mio, questo forse comincia a fare un po' problema. Perché? Perché i primi a dare l'esempio, chiaramente, sono i genitori, lo sappiamo, ecco. La capacità di apprendimento per imitazione rimane comunque forte. Quindi si tratta non solo di fare, come dire, i carabinieri che controllano il telefonino e mettono in parental, che va bene, mettere il parental control, i filtri, eccetera, ma si tratta anche di dare il buon esempio. Oh, attenzione, questo anche perché le piattaforme non lo fanno, cioè come rilevava il dottor Acciai, che lavora nella conferenza di presentazione, che lavora presso il garante della privacy,
È altissimo il numero di ragazzi sotto i 13 anni che accedono a piattaforme a cui non potrebbero accedere perché non ci sono Certo. meccanismi di controllo e di conseguenza le piattaforme, diciamo così, un po' se ne lavano le mani. E qui il ruolo genitoriale del giorno per giorno, del mantenere aperto un canale di, sempre di comunicazione con i propri figli diventa davvero molto, molto importante. Ecco, professore, vorrei ricordare che questa indagine si inserisce nell'ambito del progetto Piantaforme, studiare e coltivare relazioni tra minori e media. E poi, ecco, ricordando anche l'importanza, no, di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale, questo anche lavorando in sinergia con le altre istituzioni, la scuola, appunto, e la famiglia. E, grazie di cuore per essere stato con noi. L'argomento è vastissimo, quindi comunque saremmo potuti restare qui almeno altri 10 minuti a parlare di questo. Speriamo in una sua prossima e futura disponibilità per affrontare un'altra volta un tema così importante e caro soprattutto a chi ci segue. Molto volentieri, sì. Il sito Piantaforme vuole rispondere un po' all'esigenza di fare rete, perché ci sono, in realtà ci sono moltissime ottime ricerche, sia in Italia che in Europa, la stessa AGCOM ne fa, però stentano un po' a entrare in rete, a comunicare tra loro. Comunque, se chi è interessato può, sul sito www.piantaforme.it, può leggere tutti i risultati della nostra ricerca e anche delle sintesi. Benissimo, grazie, grazie di cuore professore, ci risentiamo presto per parlare di questo argomento che davvero ci coinvolge sia come giornalisti ma anche come genitori educatori. Grazie, grazie di cuore, andiamo in pubblicità. Buona giornata.